Allora, oggi parliamo di allergia, in particolare poi parleremo proprio di allergia alimentare che è il nostro tema. Le allergie sono patologie un po' particolari, sono molto legate alla genetica, quindi sono ereditarie, però sono anche molto influenzate dall'ambiente in cui viviamo e quindi sono patologie anche molto attuali nel mondo in cui viviamo e forse proprio i cambiamenti del mondo in cui viviamo spiegano come mai oggi sono così frequenti. Tanto che addirittura un quarto della popolazione soffre di una malattia allergica, un bambino su quattro ha qualche patologia allergica, una rinite, una dermatite o altre forme di allergia. Ma che cos'è esattamente l'allergia? È una reazione alterata del sistema immunitario che invece di combattere i suoi nemici naturali, i virus, i batteri, le sostanze patogene, attacca sostanze naturali, come ad esempio i pollini, come ad esempio il pelo degli animali, la polvere che ci circonda, producendo cellule che si attivano e anticorpi che le riconoscono. Come chiamiamo queste sostanze? Le chiamiamo allergeni, proprio perché sono quelli che danno l'innesco alla reazione allergica. Gli allergeni sono per la maggior parte proteine che troviamo appunto nel polline, nel pelo degli animali e a maggior ragione chiaramente negli alimenti che mangiamo. Quindi se andiamo a vedere quella che è l'allergia alimentare, che è il tema di cui oggi ci occupiamo, capiremo come questo tipo di reazione, quindi il contatto del nostro sistema immunitario con l'allergene, determina anche un po' le caratteristiche dell'allergia alimentare. Infatti in questo caso noi l'allergene lo mangiamo, entra nel nostro sistema digerente e può passare anche in circolo. Infatti l'allergia alimentare, come anche l'allergia al veleno di menotteri, cioè di api, vespe, calabroni, e anche l'allergia a farmaci, può determinare una reazione che noi chiamiamo sistemica. Cosa vuol dire? Una reazione che coinvolge tutto l'organismo, proprio perché l'allergene passa in circolo, così come l'insetto lo inietta, il farmaco alle volte viene ingerito o iniettato e l'alimento viene ingerito. Gli anticorpi prodotti erroneamente dal sistema immunitario dell'allergico o le cellule attivate riconoscono quell'allergene e scatenano una serie di reazioni, una catena di reazioni infiammatorie, però un po' particolari, caratteristiche proprio dell'allergia, che coinvolgono via via tutti i sistemi del nostro corpo, il sistema respiratorio, il sistema circolatorio, la pelle, la cute, e quindi possono portare poi come reazione finale, ed è proprio quello che temiamo di più nel caso dell'allergia alimentare, questa reazione che chiamiamo anafilassi, che è una reazione grave, molto rapida nell'insorgenza. Purtroppo, diciamo che dopo aver ingerito un alimento, già un quarto d'ora, 20 minuti dopo, possiamo avere una reazione anche molto grave, quindi dobbiamo saperla riconoscere prontamente per controbatterla, proprio perché l'allergene passa in circolo. E quindi come possiamo riconoscere questa reazione? Soprattutto dai sintomi, che possono dividersi in sintomi iniziali e poi sintomi invece proprio di allarme. I sintomi iniziali possono essere prurito, prurito cutaneo, prurito alle labbra, al volto, eritema, quindi rossore, la pelle che si colora, edema, quindi un gonfiore della pelle, e questo è l'apparato cutaneo, quello che è interessato. Sintomi chiaramente gastrointestinali, quindi crampi allo stomaco, colica addominale, bisogno di correre in bagno, vomito, diarrea. Sintomi che invece riguardano l'apparato respiratorio, quindi una rinite improvvisa, il naso che si tappa, che cola, crisi di sternuti, una difficoltà respiratoria, un attacco d'asma acuto che quindi bisogna controbattere immediatamente, o addirittura, ancora più pericoloso, l'edema della glottide, cioè la chiusura delle vie respiratorie superiori, l'impossibilità di far passare l'aria. Ma la
parte più impegnativa, quella che dobbiamo veramente controbattere, è quella dell'apparato cardiocircolatorio, perché proprio l'edema, la perdita di liquidi dal sistema circolatorio, fa scendere drasticamente la pressione, addirittura del 30% in pochissimi secondi. E in questo modo il cuore non riesce più ad avere la sua azione normale di pompa, la sua azione contrattile, a mandare ossigeno agli organi fondamentali, e quindi abbiamo veramente la possibilità di perdere il nostro paziente in pochissimo tempo. Anche il sistema nervoso chiaramente risente moltissimo di questo aspetto, tanto che uno degli aspetti caratteristici è quello della perdita di coscienza, o nel bambino la sonnolenza, il sopore, la incapacità di muoversi. Quindi questi sintomi devono metterci immediatamente in allarme. Davanti a un bambino che sappiamo che può aver mangiato un alimento a rischio, che sappiamo che è allergico, dobbiamo attivare immediatamente il nostro sistema dell'emergenza. Chiamare il 112, nominare la parola anafilassi, farci passare il 118, comunicare dove siamo e in questo modo attivare l'emergenza. Per controbattere l'anafilassi, il farmaco di scelta è l'adrenalina, perché l'adrenalina ha gli effetti che noi cerchiamo per salvare il nostro paziente. Quindi abbiamo una crisi asmatica o di chiusura delle vie respiratorie acuta, un edema della glottide, e l'adrenalina ha un effetto broncodilatatore e di riduzione dell'edema. Abbiamo un problema cardiologico col cuore che non riesce più a contrarsi e l'adrenalina ha un effetto di aumentare la contrazione cardiaca. La pressione risale, quindi possiamo definirlo a tutti gli effetti un farmaco salvavita.